Dal libro del profeta Isaia. In passato il Signore umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra noi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti, a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Chloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io invece di Cefa e io di Cristo. È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Parola di Dio. Lettura del Vangelo, vi darò la benedizione con il lezionario. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali,
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Parola del Signore. La domenica della parola, questa, la domenica nella quale la liturgia vuole rimettere al centro della nostra coscienza credente, del nostro essere cristiani, il valore della parola, fondamentale. Noi tutti siamo diventati cristiani perché la parola ci ha raggiunti, perché ci è stato annunciato Gesù Cristo, perché ci è stata annunciata la speranza del Vangelo. E oggi, in questa domenica della parola, noi vogliamo chiedere al Signore che ci aiuti a custodire questo dono, ma non solo, a tenerlo gelosamente nascosto nelle nostre anime, nella nostra memoria, nella nostra casa, ma anche a farlo camminare, questo dono che è stato affidato a tutti. È un dono prezioso questo. L'abbiamo detto anche con i gesti, non solo quando abbiamo intronizzato il lezionario, quando abbiamo dato la benedizione con la parola di Dio, ma anche quando ci siamo alzati in piedi al momento del Vangelo. Abbiamo detto: il Signore sia con voi e col tuo spirito. Prima di proclamare la parola abbiamo intessuto un dialogo fra il celebrante e l'assemblea per svegliarci tutti quanti, per dirci: attenti, adesso sta arrivando un momento importante. Lo stesso dialogo lo faremo poco prima dell'Eucaristia, al prefazio: il Signore sia con voi, per dire: ecco l'altro momento importante della messa. E perché ci siamo alzati in piedi? Perché ci si alza in piedi? Quando in una casa entra una persona importante, quando in una sala d'aspetto entra una persona importante, ci si alza in piedi. E noi ci siamo alzati in piedi per diversi motivi. Prima di tutto per segnalare che questa parola va ascoltata in piedi, perché siamo vivi, perché è questa parola che ci rende vivi, perché è questa parola che ha risuscitato in noi la speranza e che ci ha promesso la risurrezione, la vita eterna. E noi l'ascoltiamo da liberi, da figli. Tutti quanti nel Signore Gesù Cristo siamo diventati figli, battezzati, figli del Padre. La nostra dignità lo diciamo in piedi, perché le cose vive stanno in piedi, le piante morte sono orizzontali, quelle vive sono verticali. Ci siamo alzati, ma poi ci siamo alzati anche per un altro motivo, perché la parola non è semplicemente quello che Gesù ha detto, non è semplicemente quello che Gesù ha raccontato, le parabole, o il racconto di quello che Gesù ha fatto, i gesti miracolosi. La parola è Gesù, è una presenza, è una persona. La parola di Dio è Cristo. E nel momento in cui si legge il Vangelo, nelle solennità si incensa anche in quel momento il Vangelo, in questo momento la liturgia ci dice che c'è una presenza fortissima, personale, viva, presente, attuale di Cristo, tanto come nell'Eucaristia. Per quello il Vangelo viene letto dal sacerdote,
per dare tutta la carica possibile a questo brano, che non è come le altre letture in cui diciamo parola di Dio, qui diciamo parola del Signore. È Gesù, è il Signore che parla al suo popolo oggi raccolto nel giorno della risurrezione. È la presenza di Gesù che noi abbiamo e custodiamo nella nostra Chiesa. E pensate quanta strada ha fatto questa parola. All'inizio ha creato il mondo, Dio disse e così fu. E poi questa parola ha suscitato uomini, ha chiamato Abramo, l'ha fatto uscire dalla sua terra per andare in un paese che non conosceva, fidandosi della parola. Ha suscitato Davide, ha suscitato i profeti, ha suscitato prima ancora Mosè, ha suscitato Maria, Giuseppe. E infine è diventata carne questa parola, è diventata Gesù Cristo. Una parola che dall'eternità, dal silenzio di Dio esce e diventa uno di noi e parla in mezzo a noi. È questa parola che oggi noi celebriamo, il Signore Gesù. E nel Vangelo che abbiamo ascoltato sentiamo che questa parola non sopporta di stare ferma. Avete sentito quanti verbi di movimento ci sono in questo Vangelo? Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, lasciò, si sposta dal silenzio di Nazareth, comincia a camminare e non smetterà più di camminare questa parola. Lasciò Nazareth, andò ad abitare a Cafarnao. E poi ancora, mentre camminava lungo il mare, chiama i suoi discepoli. E infine il brano si conclude dicendo, percorreva tutta la Galilea. E i passi di Gesù non sono solo dentro la terra promessa, dentro i confini di Israele, nella Giudea, ma raggiungono anche la Samaria, una regione brutta, e più brutta ancora la Galilea. Gesù andò a Cafarnao proprio lì, in Galilea. Era un luogo guardato male da tutti perché c'erano stati gli Assiri, l'invasione assira che aveva portato un culto diverso, aveva imbastardito la razza, e poi c'era la via del mare che saliva, commercio, idee, confusione, commistione di persone. I Galilei erano davvero guardati male. Difatti, che cosa dice la scrittura? Cosa dice il Vangelo? Studia e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea, perché non sono puro sangue, non sono doc. E il Gesù va a abitare proprio lì e da risorto cammina ancora con i discepoli di Emmaus, fa strada. Vedete questa parola che esce dalla bocca del Padre, entra, da vita ai mondi, da vita alla storia, da vita alla tua storia, si fa uomo, diventa come noi. E noi cosa faremo? Diremo lode a te, o Cristo, è fine di tutto. Ascoltiamo una bella predica e poi andiamo a casa. È come non fosse successo niente. La parola di Dio ha tuonato, si è fatta sentire, la presenza del Signore è diventata viva in mezzo a noi. E noi, fine? Capite come questa parola che si muove, che cammina, che trasforma. Vi ricordate Isaia che dice, la mia parola, quando la mando, otterrà senz'altro quello che, per cui io l'ho mandata. Perché è come la pioggia che feconda la terra e che fa germinare il grano. La mia parola è efficace. Ecco, oggi ci viene ricordato che noi tutti siamo missionari. Che non possiamo essere quel muro di gomma sul quale la parola rimbalza, come se non fosse accaduto niente. E pensate che cosa fa la parola di Dio nella nostra vita, nella nostra anima. Quanto ci dà la parola del Signore? Ci dà anzitutto una speranza grandiosa, straordinaria, perché tutto sta sotto il segno di questa parola, che non è la parola di un grande filosofo, non è la parola di un sociologo, la parola di uno che se ne intende, è la parola di Dio. E quando Dio parla, le sue parole vanno sempre a segno. Viviamo momenti difficili, abbiamo confusione in testa, le persone si regolano secondo tanti criteri, ma in questo momento la parola di Dio è ancora in cammino, ancora sta spingendo il mondo. Perciò, cristiani, non dobbiamo essere pessimisti. Sappiamo che la parola di Dio sta operando. Cosa non lo sappiamo, ma qualcosa viene fuori di buono, di bello, di santo. Perché la parola di Dio è lanciata nel mondo e nessuno la può più fermare. E poi questa parola, dopo averti dato speranza, ti dice anche che la tua destinazione è il paradiso.
è il regno, è l'incontro con quella parola. Verrà il giorno in cui non avremo più bisogno di leggere queste pagine, perché finalmente la parola la vedremo a faccia e saremo con Gesù, e sarà il giorno benedetto in cui saremo in paradiso con Lui, un giorno di gioia in cui compiremo finalmente la nostra persona. La parola di Dio ti dà un senso, ti aiuta ad avere una postura nella vita, a regolarti, ti dà dei valori, dei modi di fare. Ti dice che bisogna perdonare, perché così diventi grande, così diventi maturo, così diventi uomo. Ti dice che bisogna essere solidali con gli altri, perché è così che si diventa adulti. Quante cose ci dà la parola del Signore. E ti dice soprattutto che i tuoi peccati sono perdonati, che anche tu puoi portare al mondo questa parola del Signore. Guardate, chi sta chiamando il Signore Gesù? Chiama anzitutto Pietro e Andrea. E dove sono Pietro e Andrea? Sono lì, vero, a 2 metri dalla riva, perché il Signore passa, li chiama, non sono in mezzo al mare. Questi discepoli, che sono la figura di tutti noi, del nostro quotidiano, del piccolo cabottaggio delle nostre vite. Alle volte pensiamo di valere poco, alle volte pensiamo che la parola deve essere portata dal parroco, dal vescovo, dal papa, dagli istituti religiosi, dai comboniani, i missionari, dalle catechiste, da quelli che girano attorno alla parrocchia, che sono sempre in mezzo ai locali della chiesa, eccetera. Ma la parola di Dio è consegnata a tutti. Dice il Papa Francesco: nella parola di Dio appare costantemente un dinamismo di uscita che Dio vuole provocare nei credenti, vuole muoverti la parola del Signore, a portare a tutti questa cosa straordinaria che tu hai conosciuto, Gesù Cristo, che ti ha incontrato e tu lo hai ascoltato e ti ha dato tanto, ti ha dato molto. Allora oggi, nella Domenica della Parola, non pensare di essere l'ultima ruota del carro, quello che non ha talenti, quello che non ha doni, quello al quale non tocca annunciare la parola. Il Signore ha bisogno anche di te, di tutti noi, di ciascuno di noi. E poi chi chiama ancora il Signore? Chiama ancora Giacomo e Giovanni, che stanno rammendando la rete, rammendando la loro vita. Anche noi dobbiamo continuamente rammendare cose nella nostra esistenza. Abbiamo degli errori, degli sbagli, e forse pensiamo di non essere all'altezza perché abbiamo qualche scheletro nell'armadio. Ce li abbiamo tutti, eppure il Signore chiama anche te, anche se il tuo passato è quello lì, anche se hai quei peccati lì, ti chiama. E il Signore ha bisogno di te, della tua parola. E come l'annuncerai questa parola del Signore? Non ti metterai in mezzo alla strada a dire: fermi tutti che adesso vi leggo una pagina di Vangelo. Ma mica è compito tuo quello lì, quello lì è dei preti. Tu annuncerai il Vangelo con la dolcezza del tuo carattere, con lo sguardo buono, con un sorriso, con una presenza lì dove c'è una solitudine, perché Gesù è andato incontro a tutti, è una parola che ha parlato per tutti. Annuncerai la parola del Signore con la solidarietà, dando una mano, perché il Signore si è interessato prima di tutto dei poveri. Annuncerai la parola del Signore quando darai una possibilità nuova alle persone che ti stanno accanto, anche se hanno sbagliato, perché Gesù ha perdonato a tutti, ha detto a tutti: ricomincia a credere, a sperare, vai in pace, l'ha detto a tutti. È così che si annuncia il Vangelo, con lo stile che la parola di Dio fa nascere in noi. E allora, andando a casa oggi, carissimi, fatevi una domanda: dov'è che la mia vita profuma di Vangelo? In quale aspetto si vede in trasparenza che c'è una parola di Dio? Perché lì sono bravo, perché lì vibra qualcosa di Gesù, c'è qualcosa di Lui, della sua persona. Quella è la vostra pagina di Vangelo, fatela brillare, non tenetela nascosta. Tutti noi abbiamo una pagina di Vangelo, una parola da far echeggiare nel mondo. Falla correre questa parola, perché non sopporta di stare ferma, perché il Signore te l'ha data perché tu possa farla sentire a più gente possibili. È la tua parola, è il luogo nel quale tu stai vivendo il Vangelo. Chiediamo al Signore che oggi, quarta domenica della parola, di poter prendere sul serio questo dono che il Signore ci fa, e di non tenerlo solo per noi, ma di sentire che tutti siamo missionari, tutti impegnati a portare la parola di Dio nel mondo, che è una parola del Signore
che arriverà dove il Signore desidera e realizzerà ciò che si aspetta il Signore da essa, se noi daremo il nostro contributo e il nostro sì.